Il secondo punto che tocchiamo è l'etica e il diritto di queste macchine, perché qui c'è un problema abbastanza interessante. Queste sono macchine che un giorno, che già adesso prendono delle decisioni, un giorno prenderanno delle decisioni, sia pure semplici. C'è modo di avere un'intelligenza, diciamo, computazionale, per cui uno sulla base di calcoli, di funzioni o di probabilità decide di fare una cosa o un'altra, e poi c'è un'intelligenza astratta, creativa. Quella loro non l'avranno mai perché non hanno gli ormoni, ma l'intelligenza, quella diciamo computazionale, la possono avere. Questo robot già decide se fare certe cose o meno. Un giorno guiderà una macchina e potrebbe trovarsi nella malaugurata situazione di dover evitare un incidente e di dover scegliere se è più probabile che diciamo possa proteggere il suo passeggero e per far questo uccidere un pedone o viceversa, e quindi lì si potrebbe trovare in condizioni di prendere una decisione molto brutta. Qual è la legge che regola queste cose? Adesso non c'è, ovviamente. Nessuna legge, nessuna costituzione a livello planetario parla di diritti e di doveri, indipendentemente dal fatto che chi ha diritti e doveri sia organico o inorganico. Questa è una cosa che è emersa solo da poco. Da nessuna parte troverete che le leggi si applicano agli enti biologici. Se una macchina è capace di intendere, di volere, di prendere decisioni, in linea di principio è passibile di giustizia. Quindi questi sono problemi, ovviamente, che abbiamo un po' in questo momento, in questa chiacchierata, enfatizzato, ma sono problemi che sono allo studio presso i più grandi centri di ricerca di diritto e di legge internazionale. Oggi ci sono dei protocolli e in futuro questo diventerà qualcosa di importante, avrà impatto sulle assicurazioni, avrà impatto sull'educazione. Oggi noi compriamo un'automobile e siamo obbligati a fare la scuola guida. Non c'è nulla di strano a pensare che fra 20 anni compreremo il robot in casa al costo di uno scooter e dovremo fare un robot guida, avere un patentino per poterlo utilizzare. Ci saranno delle norme che, come oggi dicono che col rosso non si passa, diranno che il robot non può andare a più di 10 km/h e non so, non può avvicinarsi a un essere umano a oltre una certa velocità, cose di questo tipo. Nulla di questo in realtà è nuovo. L'uomo è pronto ad affrontare queste cose, però serve adesso uno studio dell'etica, del diritto, della legge, che manca. E questo è un punto toccato e fa parte di una società matura che si prepara ad una rivoluzione, perché questa sarà una rivoluzione. Oggi avete tutti il cellulare in tasca, 15 anni fa, quando ce l'hanno messo in tasca, nessuno avrebbe creduto che avremmo potuto fare tutto: TV, Twitter, Facebook, email col cellulare. Oggi uscite senza cellulare, vi sembra di essere nudi. Fra 30 anni, se non avrete il vostro personal robot vicino in casa, vi sentirete soli. Se la vi, è la